questi anni di farti cose, forse non ce ne siamo accorti, ma di fare sempre quel che dicevamo, di essere precisi nell'opposizione, di essere leali con un governo di transizione anche se ce l'hanno dispiacere, di essere fedeli alla parola data quando abbiamo detto facciamo le primarie per il candidato premier, perché uno non può scegliersi da solo, neanche mettersi al riparo di uno statuto o solo di un partito. C'è da ricrescere. Il contatto con l'opinione pubblica, mostrare una politica che si mette in gioco con generosità, con tranquillità, rischiando quel che deve rischiare per recuperare questo rapporto. L'abbiamo fatto, abbiamo anche detto guardate se ci sarà il Porcello faremo le primarie per i parlamentari, ammazzeremo il Porcello, dice ma per Natale sì, col fresco. Cosa ci consegnerà, guardate, per come l'abbiamo fatto con lui, una cosa incredibile di cambiamento. Noi avremo i 2/3 della Camera rinnovati. Ora io capisco, e so ci sarà in piazza prestazione di quelli Grillo, io capisco la gente anche che va da Grillo perché la protesta, il disagio, la voglia di cambiare, la capisco tutto, ma non capisco Grillo. Dove vuol portare questo paese? Perché adesso qui siamo al dunque, eh? Alla rovina! Oh. Qui siamo al dunque, non si scherza più. Adesso 3 giorni le elezioni con tutta la comprensione per questa protesta, per la gente che... Io sono arrabbiato anch'io, capisco tutto, ma chiedo a Grillo, adesso mi dici dove la vuoi portare questa protesta? È vero. Perché se tu mi dici che non c'è più né destra né sinistra, se tu ti rifiuti da anni di rispondere a una sola domanda, se vuoi parlare basta e comandare basta dal tabernacolo della rete, stai portando, vuoi portare questo paese fuori dalla democrazia. Perché siamo stanchi di andare avanti guardando lo specchietto retrovisore, come ci ha fatto fare la Lega, come ci ha fatto fare Berlusconi, adesso si parte da diritti di civilizzazione, ci mettiamo al posto più alto della civilizzazione europea, parità di genere, parità di genere, 40% donne in Parlamento non c'ha nessuno, nessuno ce le ha, saranno loro a spiegare a Berlusconi come si parla con le donne. Bisogna uscire da questi 20 anni che ci hanno paralizzato e quindi mettiamoci impegno per quel che dobbiamo fare adesso, se ce lo daranno questa possibilità, come ce la daranno a governare questo paese, però teniamo sempre alta questa prospettiva. Noi dobbiamo fare un grande partito riformista, un partito basato sul lavoro, sulla solidarietà, sull'equità, sulla generosità dell'idea che nessuno si salva da solo e che se vuoi star bene tu, devo star bene un po' che gli altri.